Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio dal mausoleo di Ho Chi Minh con questa musichetta che non c'entra niente. Ho Chi Minh nasce nel 1890 nel Vietnam centrale, allora protettorato francese. Studia e si forma anche grazie al padre, studioso e insegnante confuciano e in seguito magistrato imperiale. I suoi primi anni di vita sono incerti. Nel 1911, dopo la perdita del lavoro da parte del padre, padre che era contrario all'occupazione da parte dei francesi, si trasferì prima alla scuola di Pan Tien per circa 6 mesi e poi in seguito si recò a Saigon. A Saigon fece domanda per lavorare come aiutante di cucina su un piroscafo mercantile francese. Nel periodo che va dal 1911 al 1917, Ho Chi Minh viaggiò per tutto il mondo. Prima Francia, poi Stati Uniti, Gran Bretagna e poi nuovamente in Francia, dove iniziò a mostrare interesse per il Partito Socialista Francese, per l'appunto. Nel ventennio successivo lo vediamo più e più volte coinvolto nel Partito Comunista, in giro per il mondo. Russia, Cina, Thailandia, Hong Kong sono solo alcuni dei paesi dove svolse la sua attività politica. Ma arriviamo al 1945, anno in cui il Partito Comunista ottenne il sostegno della maggioranza della popolazione. È dal 45 infatti che Ho Chi Minh guidò la Repubblica Democratica del Vietnam a guida comunista, sconfiggendo poi nel 54 l'Unione Francese nella battaglia di Dien Bien Phu. Fu in seguito una figura chiave nell'esercito popolare del Vietnam e dei Viet Cong durante la guerra del Vietnam, che durò dal 1955 al 1975. Il presidente Ho Chi Minh si dimise ufficialmente dal potere nel 1965 a causa di problemi di salute e morì nel 1969. Il corpo, imbalsamato, è tuttora esposto all'interno del mausoleo. La struttura, alta 21 metri e larga 41, è situata al centro della piazza di Badin, lo stesso luogo in cui lesse la dichiarazione di indipendenza che diede inizio alla Repubblica Democratica del Vietnam il 2 settembre 1945. La struttura dell'opera è ispirata a quella del mausoleo di Lenin a Mosca. Adiacenti al mausoleo di Ho Chi Minh potete vedere questo bellissimo palazzo giallo. Ebbene, questo era il vecchio palazzo del governatore dell'Indocina al tempo dell'occupazione francese. Devo dire che il parco dove si trova il palazzo del ex governatore dell'Indocina, la casa, adesso più avanti vedremo la casa anche dove viveva Ho Chi Minh, perché inizialmente gli era stato proposto questo palazzo giallo come sua residenza, ma lui naturalmente ha declinato l'invito perché rappresentava prima di tutto i coloni e poi era una cosa troppo sfarzosa che non si sposava con i dettami del comunismo. Quindi adesso andiamo a vedere la sua casa dove ha vissuto per parecchi anni. Allora, qua ci dice che possiamo andare dritti dove Ho Chi Minh ha lavorato e vissuto dal 54 al 58 e dove si trovano anche le macchine. Andiamo a vedere le macchine di Ho Chi Minh. Andiamo a vederci le macchine di Ho Chi Minh, dai. Beh, devo dire che il presidente Ho Chi Minh però le macchine mi piacevano belle. C'è da dire che ad esempio questa macchina gli è stata regalata dal Partito Comunista, non se l'è andata a comprare lui con soldi dei poveri contribuenti comunisti vietnamiti, quindi punto a favore di Ho Chi Minh. È anche molto bello il complesso dove si trova il garage, eccetera. Guardate questi alberi, queste tettucce, tutto giallo. All'interno di questa sala, che posso dire molto modesta, è dove il presidente Ho Chi Minh amava incontrarsi con i propri ospiti e intrattenere discussioni importanti. Questa è proprio invece la casa dove viveva Ho Chi Minh, devo dire piuttosto semplice. Ufficetto personale, ma io penso che l'abitazione non sia più di, 100 metri quadri. È una casa abbastanza piccola, devo dire. Guarda, vediamo se si vede. Questa è tutta l'abitazione. È poi suddivisa in vari complessi, quindi c'è un lago a fianco. Allora, qua era il complesso dove ci trovavamo, dalla parte opposta rispetto al laghetto. Invece qua, dal 58 in poi, è dove ha deciso di vivere. E sarebbe una casa super affitta, devo dire, molto bella, in legno. Più conforme, diciamo, allo stile vietnamita. Meno occidentale. Mi chiedo, sarà felice
il buon vecchio Ho Chi Minh nella sua tomba, non è anche la tomba, nella sua teca di vetro, nel vedere tutto i negozietti, i ristoranti, i punti vendita di oggettistica, dove lui prima professava il comunismo. Non lo so. Però una cosa posso dirla, qua il capitalismo ha vinto. E con questa immagine dei lavoratori che puliscono il bianco del museo, che vi voglio salutare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se no scrivete Alessandro TVB nel commento e non fatelo. Ciao, alla prossima, ciao.